Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Io sono Federica e oggi andiamo a vedere quello che ho acquistato da Primark nel mio primo giro di shopping con i saldi. Siete pronte? Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like se questo video vi è piaciuto, se vi va di condividere il mio video sui vostri social mi farebbe molto piacere e inoltre di seguirmi sulla mia pagina Instagram, mi raccomando. Sono stata da Primark al centro commerciale Fiordaliso. La prima cosa che voglio farvi vedere che ho acquistato sono questi bellissimi orecchini. Vi piacciono? Sono tutti ricoperti di perline. Ho fatto anche il make up con la palette del video haul dei miei regali di Natale, quella della Make Up Revolution. Vi lascio in info box il link del video, così potete dare un'occhiata se ancora non l'avete visto. E appunto la prima cosa che ho acquistato sono questi bellissimi orecchini e sono tutti ricoperti di perline e hanno le estremità in oro. Mi hanno colpito tantissimo perché dovete sapere che il mio primo acquisto, proprio primissimo con i saldi, è stato un bellissimo abito di H&M che non ho qui, quindi non posso farvi vedere, magari ve lo metto nelle storie di Instagram se siete curiose. È tipo seta, lungo, manichina, è molto estivo ed è stupendo e l'ho preso veramente a pochissimo e cercavo qualche accessorio da poter abbinare a questo meraviglioso abito. Quindi in realtà sono andata da Primark con mia figlia, dovevamo vedere delle cose per lei, poi io non ho resistito e ho comprato qualche cosina per me. E questi orecchini costavano 4 euro, li ho pagati al 50% di sconto 2 euro e fanno veramente tanta scena. Sempre da mettere con il mio famoso abito verde, poi ho trovato questo set, che adesso vanno tantissimo, di collanine, che vi faccio vedere. Allora, una prima collanina con il medaglione, la seconda ha questi simili, diciamo, smeraldini, bellissimi, danno tantissima luce con tutti questi ciondolini, ed è quella che mi ha colpito maggiormente. E la terza è una collanina, diciamo, in oro bigiotteria, molto semplice, con una piccola medaglietta. Questa qua anch'essa costava 4 euro e l'ho presa a 2 euro, quindi anche questa al 50% di sconto. Poi continuiamo, e se voi sapete, da Primark trovate sempre queste boccettine carinissime in silicone che poi penso che si possano ricaricare. Generalmente non la compro, non le ho mai comprate la prima volta, e dentro c'è il gel, quello disinfettante tipo a mucchina. E quindi niente, ho voluto prendere questo, cioè in realtà l'ho preso per mia figlia perché era tra l'altro scontato a metà prezzo, quindi 1 euro, solo la boccettina era così carina, col pompon nero, tutta leopardata, e quindi ho deciso di acquistare anche questo gel, diciamo, detergente disinfettante per le mani. Una cosa che voglio dirvi è di non abusare di questi prodotti, perché vedo veramente tantissime persone abusare di questi prodotti, perché comunque tendono a disidratare molto la pelle, e usate comunque un buon idratante e non abusate di questi prodotti, anche perché non facciamoci venire la mania dei germi, perché un po' di anticorpi non hanno mai fatto male a nessuno. Altro acquisto che ho fatto, questo per mia figlia, ma penso che qualche volta glielo ruberò, è questo collo di pelliccia che all'interno è in raso e all'esterno è in ecopelliccia, ma è davvero fatto bene, cioè sembra vera, veramente un rosa antico. C'era anche in bianco, molto carino. Questo si infila, vediamo se mi entra la testa, se non mi sembra un colbacco. Così, ok. E quindi penso che ogni tanto glielo ruberò, probabilmente, questo collo, perché mi piace. E niente, gliel'ho preso per lei ed era scontato. Aspettate, mi ricompongo. E anche questo era scontato, qui non c'è scritto. Ok, questo costava 5 euro, prezzo pieno, ed sono scontati sia in rosa
che in bianco a 3 euro al pezzo, quindi ho detto vabbè, per 3 euro la faccio contenta. Poi sempre per Emma ho preso, poi torniamo a me ovviamente, ho preso questi leggings lunghi, ok, fatti in questo materiale, cioè classici leggings, taglia 10-11 anni, e li ho pagati 3,50 euro. Li ho presi perché da Bershka lei ha preso una felpa identica, quindi avendo la felpa identica, appena li ho visti ho detto ma prendiamo anche i pantaloni così fa il completo, e quindi Emma si è fatta il completo. Da abbinare diciamo a questo completo ho trovato sempre per lei, però erano nel reparto donna, siccome ha 7 anni ma già mi porta il 35 di piedi, ho trovato queste scarpe tipo da running, così, che le userà molto in primavera. Sono tipo un rosa carne e hanno tipo leggermente screziate con del grigio su questa parte, sono super leggere e non hanno la linguetta, è tutta unita, solo che hanno il laccio comunque, numero 35, quindi reparto donna, e le ho pagate da 16 euro, anche queste 50%, 8 euro. E sono abbastanza comode in primavera, quando inizia il caldo, diciamo, le userò parecchio, perché comunque con le scarpe pesanti sudano tantissimo. Procedo, e questa volta ho comprato un articolo non in saldo, però costava veramente poco, ed è una classica cintura, sapete che io amo questo colore, il color cuoio, il color whisky, lo amo follemente, sono proprio una fan di questo colore, taglia S, e ho preso questa cinturina stretta da portare in vita con gli abitini o con le gonne di jeans anche in primavera e estate. Mi piace tantissimo utilizzare questo colore, anche perché ho diversi paia di sandali e borse sempre di questo tono, quindi ho deciso di comprarla per abbinarle, e questa l'ho pagata 3 euro, prezzo pieno. C'era anche pitonata nera e forse con la metalleria in argento, non ne sono sicura, non mi ricordo precisamente. Procedo, ok, passiamo un attimo una piccola parentesi riguardante la skincare. Se posso permettermi di darvi veramente un consiglio, e siete delle pigrone come me, allora io sto curando ultimamente parecchio la skincare, sto facendo diversi esperimenti che poi sapete che tra l'altro condivido e condividerò con voi, quelli riusciti in particolar modo, e da Primark ho scoperto queste salviettine che sono, si chiamano It's Oil Good, ok, e sono delle salviette che vanno a controllare la produzione di sebo, quindi di olio della pelle. Avendo una pelle mista grassa sono veramente un portento e struccano veramente da Dio, potete usarle e insistere sugli occhi che non bruciano. Infatti le ho provate per oggi, questa volta ne ho presi 4 pacchi, e 2 pacchi di queste con dentro 50 salviettine totali, quindi 25-25 per pacco, 50 salviette costano solo 1,50 euro. Vi posso dire che sono veramente valide, le fanno per tutte le tipologie di pelle. Io ho provato queste e quelle cucumber, mi pare che si chiamino, al cetriolo, non so, sono buone entrambe, però io per la mia pelle preferisco queste. Mi tolgono appunto il trucco benissimo, poi io vado ovviamente col mio, se avete visto l'haul di Maki Beauty, se no vi metto anche quello qua sotto se mi ricordo, ho preso tipo quel macchinario simil Foreo per pulire, e vi devo dire che mi sto trovando molto bene, quindi vi consiglio, se volete, di acquistarlo e di provarlo. Vabbè, aperta e chiusa parentesi, vi lascio il link in info box perché adesso non c'entra nulla. E quindi niente, principalmente uso la salvietta per togliere tutto il trucco, make up, occhi, bocca e tutto, e poi vado ad utilizzare, vabbè, faccio tutta la mia skincare più approfondita, però se siete proprio stanchi e anche solo volete usare queste, sono fantastiche. L'odore a me dà l'idea del tea tree, e infatti sì, allora sono cleansing,
Cleanses e Unblock Pore, quindi sono purificanti dei pori e sono arricchite con l'olio al tea tree e witch hazel. Hazel, qualcosa di tipo frutta, hazel nut mi viene in mente, aiutatemi, fatemi uno spell inglese. Hazel credo che sia comunque qualche noce, qualcosa. Vedo se c'è in italiano. Salviette detergenti con tea tree e amamelide. Ecco che cos'era. Amamelide per aiutare a mantenere la pelle chiara e sana. Io direi seboregolatrici, secondo me. Funzionano molto bene. Ve le consiglio se vi piace l'odore di tea tree, quel leggermente, quell'odore un po' mentolato, se non conoscete il tea tree. E comunque il tea tree è un ottimo antisettico, antimicotico, quindi per me strapromosse. Infatti ogni volta che andrò ne farò l'auta scorta e sono le mie salviette preferite. Passo ancora ad Emma e poi ripasso a me. Abbiamo, non è un haul gigante perché siamo andati anche in altri negozietti, però prettamente per lei, quindi vi faccio vedere un po' Primark perché so che è una cosa che gradite. Allora, ho preso il pigiamino perché voleva il pigiama con l'unicorno, lo spacchettiamo insieme così ve lo faccio vedere subito. Ah, il pantalone, questo è 9-10 anni, i pigiami vestono grande da Primark e ha il pantalone con tutte le stelline colorate e l'elastico sotto rosa, e mentre la parte sopra è fatta così con l'unicorno un po' olografico e ha vabbè, la base lilla, un po' di paillette con l'arcobaleno e le manichine grigie, melange. È fatto in pile, quindi tiene abbastanza caldo. Lei ne ha altri di Primark, mi sto trovando bene, li lava, li mette, una roba molto shue e devo dire che durano. Un'altra cosina che ho comprato e che costa meno rispetto, diciamo, agli altri negozi sono le famose spazzole magiche che Emma mi ha già aperto, quindi non mi ricordo il prezzo, però io so che in media queste spazzole, almeno in giro, le ho trovate intorno ai 5 euro minimo, mentre da Primark, se non sbaglio, costano sulle 2 o 3 euro. L'ho presa rose gold, mi piaceva, ma me l'ha già rubata, proprio l'ha presa, l'ha ciampata su, ha detto basta, questa è mia, e infatti se l'è portata già in camera sua, sono andata a recuperarla ed è molto comoda, veramente sono proprio super magiche, nel senso che anche quando avevo i capelli molto lunghi non danno problemi, non fanno male quando si vanno a districare i capelli con queste spazzole. Quindi se mi posso permettere vi consiglio anche le spazzole di Primark perché costano poco e sono veramente buone. Ultima chicca di questo video è questo mega pacco che, se vi ricordate il video di Primark che vi ho fatto vedere prima delle feste, avevo anche inquadrato, che costava abbastanza, infatti non l'avevo comprato per quello perché il suo prezzo originale era di 14 euro. Comprende 2, 4, 6, 8, 10 paia di ciglia finte, che poi dovrò capire anche perché alcune sono un po' particolari. E questo kit di ciglia finte era scontato del, qua non ho sbagliato, del 64%, quindi da 14 euro l'ho pagato soltanto 5 euro. Ve le faccio vedere un po' più con calma queste. A me piacciono moltissimo queste e queste e anche queste. Devo guardarmele bene. Queste qui, ad esempio, con i ciuffetti non le ho mai provate, sono curiosa di ricreare un make-up provando queste, ma sapete che le ho viste, non so se sono uguali, sono quelle, chiedo se c'è qualche esperta di ciglia finte, se non sbaglio, le ho viste su Instagram indossate anche sulle ciglia inferiori, queste qui, diciamo per creare make-up un po' scenografici. Ok, allora leggiamo che cosa dice. Niente, qua dice ci sono le istruzioni in italiano e non so se dentro c'è la colla, penso di sì, penso che ci sia anche la colla, non la vedo, le apriamo così scongiuriamo ogni dubbio e vi dico se all'interno c'è anche la colla.
Devo dire che ci sono diverse ciglia finte in saldo, c'erano anche tante pochettine se vi piacciono, io con le borse sono un po' viziata, quindi però c'erano veramente tante borse a pochissimo. Sull'abbigliamento non mi piaceva granché, devo dire, in saldo, c'era solo un abitino tipo scamiciatino, un po' stile Guess, quelli che hanno le coppe disegnate, cucite sul seno, fatto tipo in jeans nero, però non c'era la mia taglia e quindi adesso sono anche un po' fuori taglia e non ci siamo, quindi ho evitato di comprare abbigliamento. E da donna c'erano in saldo, se avete visto il video di Primark che ho pubblicato prima delle feste, quelle famose décolleté che a me non convincono ancora tutto adesso, infatti non le ho comprate ed erano tipo a 6-8 euro massimo, quelle décolleté tutte trasparenti col tacco che avevano la punta e il tallone o leopardate o animalier o tutte nere, però ripeto, a me non convincono e secondo me le ha messe in saldo perché avevo ragione. Col sudore secondo me diventa tipo un effetto serra, quindi fa tipo la condensa lì dentro e la cosa non è carina. E c'erano in saldo anche dei sandaletti col tacco grosso argento basso, oppure dei sandaletti col tacco un pochino più alto, e c'erano in color cipria, rosa antico e oro. Ovviamente io stavo per comprarli oro, ma non li ho presi perché non ero convinta, poi c'era talmente tanta gente che non avevo voglia di provarli, sinceramente erano scontati a 6 euro, però alla fine non li ho comprati. Allora, questa è la scatola delle ciglia aperta, ce l'ho fatta finalmente mentre chiacchieravo con voi, spero di non avervi annoiato, anzi fatemi sapere se vi annoio con i miei video. Ecco qui, e dentro c'è questa colla che onestamente non so, non mi ispira più di tanto, però vabbè. Ah, c'è anche il suo pennino e non è nera, quindi super facile da usare, perché queste qua magari vi farò sapere se vi interessa una recensione su questo pack di ciglia, se vi può interessare me lo scrivete nei commenti, vi faccio sapere nelle storie di Instagram appena le userò, se diciamo valgono la spesa. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, fatemi sapere se secondo voi ho fatto dei buoni affari, io penso proprio di sì perché già Primark di per sé ha dei prezzi ultra stracciati, e come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Un bacio gigante da Federica, la donna qualunque.